Un'esplosione talmente grande da aver illuminato l'intero pianeta. Madonna. Signore e signori, la copertina del gioco. Oh, è così è finito. Abbiamo battuto il boss finale in una maniera incredibile. B. Beh, punteggio. Bene, che c'è che dire, ragazzi? Abbiamo finito il gioco. Non c'è nient'altro da fare che... Guardarci il filmato finale. Tanto qui. Apriamo le scatole 25.600 e poi andremo un'ultima volta a sbloccarci le cose. Le cose della mia pagina. Semmai un giorno, che probabilmente arriverà nei prossimi anni, vi farò vedere il completo, la mia pagina completa, 100% di tutto quanto. Get you up. Why is it so dark? It's night outside. Already? Thermal energy's not working. Amanda, the sun's coming up. I can't believe it. Look at it all. What happened? We did it. We won. At least that's what I'd like to believe. We're back online. Looks like the thermal energy still works. Decided to join us, did you? What happened? I snatched you out of the sky before you hit the ground. You're lucky I have quick reflexes. I guess I am. Thanks. And the Over G? What happened to it? It's not going to get any easier, is it? For us? Probably not. But the planet has survived. And will continue to do so. With or without us. This place. Sometimes it welcomes you like the warm bed of a lover. Sometimes it feels like a cold knife at your throat. For those who make this place their home, that is how it will always be.
Io giuro, mi sono venuti i brividi solo a sentire il grido dell'acrid, mi sono venuti i brividi. Vabbè, che dire ragazzi, abbiamo finito il gioco. Abbiamo finito il gioco, che altro c'è da dire? C'è da dire che... devo applaudire, perché ovviamente è il gioco che ho giocato sempre da piccola, quindi dobbiamo applaudire. Come abbiamo fatto col primo, applaudo anche con una ebete stavolta. Che dire ragazzi, per me, allora, questo gameplay a me è piaciuto un sacco, come sempre, mi è sempre piaciuto ritornare agli anni, ai giochi passati, come al solito, come mi piace giocare ai giochi ai tempi di nostalgia, no? Questo a mio parere è una delle cose più nostalgiche che mi sia mai capitato di portare sul canale, così come per il primo Splendid. Ovviamente... Questo gioco non raggiungerà mai il livello del primo, ovviamente. Così come neanche te raggiungerà il livello del 2 e dell'1, ovviamente. Cioè, l'ho sempre detto io che quando c'è una saga, il primo è sempre il più bello. Oppure comunque in certi rarissimi casi, solo in poche saghe, da quel che so, alcuni giochi che non sono il primo diventano più famosi, sono più belli. Ma sono casi rari. Ma poi ci sono delle volte in cui a volte il primo è fighissimo, poi è fighissimo anche il 2 fra un po' supera l'1. Oppure a volte che arriva più o meno sulla stessa stanza. Più o meno per me questo è il caso di cui dirò Sprite 2 con l'1, per essere sincera. Anche se non raggiungerà i livelli del primo gioco, questo è lo Sprite 2, è sempre comunque un gioco bellissimo. Poi adesso ragazzi che abbiamo finito il gioco... Adesso aspettiamo per portare il 3. Adesso portiamo avanti un'altra cosa. Portiamo avanti le altre serie. Adesso aspettiamo che finiscano i titoli di coda. Aspetto di parlare. Non potevo aspettare la fine dei crediti. Scusatemi. Per parlare.
C'è da dire che comunque con le musiche ci danno dentro, è veramente adoro, adoro, semplicemente adoro. Bene ragazzi, che c'è da dire? Abbiamo finito il gioco, come ho detto prima, beh, è stato stupendo per me. Adesso aspettiamo un attimo per portare il 3, io stavo dicendo portare avanti le altre serie. In più ragazzi, vi volevo dire, lo volevo dire all'inizio del video di idea, sinceramente, ma lo dico adesso perché sono alla cab. State pronti perché questo fine settimana potrebbe non uscire quanto Final Fantasy, insomma Final Fantasy 12, insomma le altre serie che devo continuare. Forse quelle lì usciranno entro, non so come spiegarlo, entro qualche altra settimana, forse, dipende tutto dal mio volere di fare una cosa, dipende da tutto, soprattutto se riesco a farla. Quindi tenetevi pronti perché o questo sabato o questa domenica, sempre se riesco, uscirà un video a sorpresa, un video probabilmente, un video, una nuova serie, una serie a sorpresa. Ovviamente a tema nostalgia, che penso che avrà colpito tutti quanti, meno me. In ogni caso, ragazzi, tenetevi pronti per questa sorpresa. Se vedete i soldi sono per tutti ragazzi, ricordate di mettere un mi piace, ricordate di iscrivervi al canale se continuate a seguire i miei video, soprattutto se volete vedere la sorpresa che ci sarà forse questo sabato e questa domenica, e noi ci vediamo alla prossima! Ah sì, prima di finire l'episodio completamente mi sono dimenticato che di farvi vedere le armi che appunto adesso le avevo sbloccate. Comunque, ve le faccio vedere adesso, ho fatto ripartire il video e ho sbloccato un botto di armi, almeno 3 o 4 armi nuove le ho sbloccate. Ho sbloccato la mitragliatrice SP, che non so cosa faccia. Spara a... È cavallo! È un cavallino, è un cavallino. Vabbè, noi teniamo sempre mitragliatrice 2. Poi ho sbloccato. Qui niente, sono la gente, proprio me. Fucile SP. Dovrebbe fare un colpo mega. Poi il fucile dorato, che spara super veloce. Vedo la fucile plasma, lancia raggi SP, che fa una bombona. Una bomba gigante. Com'è bello poi. Com'è carino. Fatto, dai. Ok, mettere qui la plasma e poi lo scudo SP che ha questi disegni. Niente di incredibile, essere sincera, però qui nelle bombe la granata incendiaria. Preferisco la bomba molto sinceramente perché non vado molto d'accordo col fuoco. La gavata comba niente, niente qui gavata disco, gavata plasma SP, che si chiama gavata warp, penso che ti teletrasporti, sapete che dovremmo provarla? Sapete quando la proveremo un'altra volta, la proveremo quando avrò completato al 100% appunto off camera, qui ci pregherò probabilmente dei mesi per farlo. Avrò completato al 100% tutto questo po' di casino qui. Armi, parti, nome di battaglia, tutte queste cose. Quando le avrò completate tutte, uscirà un video sul canale, mi è venuto per il singhiozzo, uscirà un video sul canale in cui farò vedere tutto quanto e nel mentre andremo a provare la granata Warp. Va bene, quindi ragazzi, ripeto, ci vediamo alla prossima! Che bel finale di serie, proprio, sono bravo a finire le serie, bravissima!